Giuseppe D'Ambrosio, come vedete dall'abbigliamento sono il presidente della giunta delle elezioni del Movimento 5 Stelle. È vero? E sono anche membro della Commissione Affari Costituzionali. Allora, sono molto felice di essere qui a Forlimpopoli, la città che ha il coraggio di regalare il 68% al PD. Siete coraggiosi, siete, devo dire la verità. E credo manco Ceaucescu avesse queste percentuali. Io oggi, a dire la verità, non volevo salire sul palco, sono salito alla fine perché sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato perché ho fatto stamattina un incontro molto bello a Cervia e oggi pomeriggio volevo riposarmi. Poi mi hanno segnalato di vedere un video e sono andato a vederlo. Un video di una signora che stava celebrando la data di oggi, della Resistenza, e che ha detto queste parole. Io ve le voglio leggere, così evitiamo anche sbagli, errori. Scusate un attimo. Allora, questa signora dice, ve leggo testualmente, quella memoria, stava parlando logicamente della data di oggi, non deve essere mai offesa. Quella memoria non può essere offesa. Qualcuno ha inteso giocare con la memoria dei campi di sterminio. Vergogna. Questo nell'Italia democratica non deve essere consentito a nessuno. Le istituzioni vanno migliorate, ma le istituzioni non vanno demolite. La democrazia non è gratis, non è a costo zero. Rinnovare sì, distruggere no. Quello che viene chiamata antipolitica è un veleno che corrode la speranza, perché è basato sulla falsità. E per questo dico ai giovani, non lasciatevela scippare la politica, fatela voi, perché vedete, io non ho nulla in comune con i politici che corrompono o si lasciano corrompere, che scendono a patti per interessi privati. Io non ho nulla in comune sia ben chiaro, e come me tanti altri. Queste parole sono state dette oggi pomeriggio dalla signora Boldrini. La signora Boldrini, perché mi vergogno a chiamarla presidente, e non perché mi vergogno delle istituzioni, ma perché le istituzioni sono ben altro, perché le istituzioni vanno a parlare della liberazione e non parlano contro una forza politica che rappresenta 9 milioni di cittadini in Parlamento. Ma mi vergogno di questa persona, perché questa persona invece rappresenta plasticamente l'ipocrisia della politica adesso. Rappresenta, lei ha fatto un disegno di quello che lei rappresenta con quelle parole, perché l'antipolitica non siamo noi, l'antipolitica sono quei partiti. Noi, i cittadini, rappresentano la politica con la P maiuscola ogni giorno, quando anche vanno a fare la spesa. Lì dentro non si fa politica, lì dentro si fanno da anni le schifezze, le peggiori schifezze che hanno portato l'Italia, con la complicità nostra, di tutti noi, per quello sono partito da quel 68%, con la complicità nostra ci hanno portato in questa condizione. E l'ipocrisia di queste persone, sapete su che cosa si basa? Questa persona proviene da quel partito che io conosco benissimo, io vengo dalla Puglia, noi abbiamo, adesso abbiamo il Cazzaro di Firenze come Presidente del Consiglio, noi in Puglia abbiamo il Cazzaro nostro di Terlizzi, che amichevolmente definiamo lo smemorato di Terlizzi, e lui dimentica. SEL rappresenta l'ipocrisia totale della politica, SEL rappresenta la finta opposizione, SEL rappresenta la stampella fisiologica del sistema, e questo vale per qualunque altro partito, per qualunque altra sigla, e lei si dovrebbe vergognare già solo di questo. Se lei non rappresenta l'ipocrisia, ad esempio, io lancio una sfida, io ci sono andato. Quando parliamo di campi di sterminio, quando parliamo di quell'immagine, non c'è nulla di diverso rispetto ad esempio a quello che sta accadendo a Taranto, nella mia regione, dove muoiono bambini ogni giorno. Bravo. E la politica non si affaccia da un giorno, e il suo presidente di regione, quello della Boldrini, non si presenta a Taranto da 4 anni, un presidente della regione. Non va a visitare l'ospedale oncologico dove muoiono i bambini, era pronto invece a dare soldi dei cittadini, soldi nostri, a Don Merzè.
per realizzare un ospedale privato dove i tarantini dovevano comunque andare a morire. Questa è la politica, questa è l'ipocrisia. Andasse a dire queste parole nell'ospedale oncologico di Taranto. Se ne ha il coraggio. La sfido a questo. E poi ne riparliamo di quell'immagine, cosa rappresenta. Perché lei deve vedere in quell'ospedale le mamme che non possono entrare nelle stanze. Bambini di 2, 3 anni, 5 anni, 6 anni, senza più capelli, con la mascherina, li deve vedere. Li deve vedere poco prima che muoiono. E il suo presidente va, perché è stato rinviato a giudizio per quella cosa, va a fare l'interrogatorio sull'Ilva, 8 ore di interrogatorio, la risposta più frequente era non mi ricordo. La Boldrini è anche quella che non si ricorda della nostra Maria Edera, la Boldrini è quella che non si ricorda della Lupo, che per caso è andata a sbattere contro il gomito di D'Ambrosio. La Boldrini è quella che Di Maio gli propone, dice: presidente, tagliamo le 10 auto blu dell'ufficio di presidenza della Camera, ne bastano 2, sempre per lei, una come titolare e l'altra di riserva. La Boldrini ci segue la lettera, da 10 ne riduce a 8. Questa è la Boldrini. La Boldrini è la prima presidente che si è macchiata della ghigliottina nei confronti dell'opposizione. Quindi questa è l'ipocrisia che dobbiamo combattere, quella che ci sta portando alla fine, quella che ogni volta, anche qui, dove voi votate il PD, dice: ma sono rappresentanti locali, ma se sono brave persone devono prendere la distanza da questi che magari non sono delinquenti, come dice la Boldrini, ma sono dei collusi, sono dei complici. Perché io, se ho una dignità, prendo le distanze da queste persone. E le prossime elezioni, il 25 maggio, non è una guerra tra partiti. No, ci guarderemo in faccia tutti quanti e vedremo chi è colluso col sistema e chi invece lo vuole cambiare davvero il sistema. Chi davvero alza la testa. Se davvero siamo arrivati al punto di farci comprare il voto col voto di scambio legalizzato di 80 euro lordi. 80 euro lordi, tanto vale la nostra dignità, tanto vale il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ma 80 euro aiutano ad arrivare alla fine del mese, e coloro che una busta paga non ce l'hanno, quelli che un lavoro in più non ce l'hanno, chi ha la pensione minima, chi ha la partita IVA, chi è sotto gli 8.000 euro, forse avrebbero più bisogno quelle persone. E allora non partecipiamo al loro gioco, perché il loro gioco è quello di metterci l'uno contro l'altro, è quello oramai della guerra alla sopravvivenza. Calpestare l'altro pur di sopravvivere io, non me ne frega un cazzo dell'altro, scusate la parola. Oramai la mattina ci alziamo per sopravvivere. Ma non è normale, non è normale in questa terra avere 8.000 inceneritori. Io stamattina dicevo a Cervia: siamo dei pirla, perché questa borsa qui rappresenta esattamente il contrario di quello che voi state facendo. Questa borsa qui che fanno in Trentino Alto Adige è fatta con un telone di un camion riciclato, camera d'aria di una bici riciclata, una cintura di sicurezza di una macchina rottamata, e viene garantita a vita in Italia, posti di lavoro e soldi. E voi invece, noi cosa facciamo? Perché sta accadendo anche da me in Puglia con la Marcegaglia, li bruciamo questi qui, perdiamo soldi, perdiamo risorse e ci facciamo anche del male. Però che ce frega a noi, tanto ci danno gli 80 euro, tanto poi votiamo il PD perché ci dà il posto di lavoro, ci dà i 3 mesi, ci dà il posto di lavoro nella partecipata, nella municipalizzata, mi fa il favore. Ma quanto vale? Cosa avete ancora da perdere? Avete da perdere ancora quel piccolo diritto, quella piccola pensione? La perderete, è solo questione di tempo. Con questo sistema la perdiamo, perdiamo tutti, affondiamo tutti. Questa è la realtà, questa è la bruttissima realtà che abbiamo di fronte con questi. Ma il 25 maggio potrebbe accadere l'impensabile, quello che loro già ritenevano impensabile, perché l'anno scorso, il 25 febbraio, non si sono mai cagati sotto così, mai, mai era accaduta una cosa del genere, si sono letteralmente cagati sotto. Non credevano i loro occhi, hanno dovuto rendere tutti gli inciuci, tutto visibile, non potevano far niente. Stavolta mettiamoli ancora di più all'angolo,
perché le strade devono essere due. Due? O cominciano a fare realmente le cose per i cittadini. Io sono in commissione affari costituzionali, portassero veramente l'abolizione delle province, portassero davvero l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, portassero davvero ciò che ai cittadini serve. Quando, come dice Alessandro, l'intellettualmente timido di Firenze vi parla dell'abolizione del Senato, dovrebbe dire che al massimo andremo a risparmiare 80 milioni di euro con la sua riforma. Invece, se fa una cosa semplicissima e veloce, immediatamente dimezza il numero dei parlamentari alla Camera e al Senato e dimezza le indennità, gli stipendi dei parlamentari e dei senatori, risparmiamo 400 milioni di euro all'anno immediatamente. Ma questo invece non si fa. Allora, portasse queste cose, noi le voteremo. Concludo dicendovi, però lui, tra tutte le fesserie che ha detto, ha avuto un barlume di lucidità e ha detto una cosa. Lui, sapete, punta al 2018. Io, oltre a sperare che non ci arrivi, ma soprattutto a sperare che non ci arrivi perché non so l'Italia come ci arriva nel 2018, noi come ci arriviamo nel 2018, però lui ha detto una cosa, una visione. Ha detto, io sono convinto che nel 2018 il PD avrà il 40% dei voti. Secondo me ha ragione, perché nel 2018, così come stanno le cose adesso, il Movimento 5 Stelle avrà il 60% dei voti. Grazie.